Escavatori, bulldozer, dumper. Alla Fiera di Verona si sono dati appuntamento i giganti e non delle costruzioni e le relative tecnologie, sempre più smart, efficienti e sostenibili. 4 giorni dedicati alle macchine movimento terra da cantiere per l'edilizia, ma anche a bitume e trasporto su gomma, grazie a 3 saloni dedicati, Samoter, Asfaltica e Transpotec. 3 presenze importanti con numeri da record, 780 aziende da 30 nazioni, 10 padiglioni e 6 aree esterne occupate, per un totale di oltre 84.000 metri quadrati espositivi. Si tratta di organizzazioni, di manifestazioni che danno il segno non solo di una rinascita e quindi di una rinnovata attenzione verso l'ente che propone le manifestazioni stesse, quindi l'ente fiera, ma in settori che rappresentano uno degli sbocchi più certi per il rilancio del paese. Nonostante la crisi, infatti, quello delle macchine per le costruzioni è un mercato che cresce e che vale oltre 2,7 miliardi di euro. Di questo Made in Italy esportiamo il 70% della produzione, quindi vuol dire che è un Made in Italy molto apprezzato nel mondo. Sono 12 trimestri che questo mercato segna, che l'immatricolazione delle macchine di movimento terra segna un segno positivo, e negli ultimi 3 anni abbiamo fatto più 80%, quindi crediamo che ci siano le condizioni per cavalcare quest'onda, sperando che il mercato continui. Focus speciale quest'anno sul dissesto idrogeologico e le soluzioni che questo settore può offrire. Noi vorremmo che sempre più si operasse per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio, e chiaramente la tecnologia aiuta a fare interventi mirati, molto professionali e anche rispettosi dell'ambiente.